Parliamo anche di droga e alcol, sono clamorosi i risultati dei controlli sugli automobilisti la notte scorsa a Verona. Quasi la metà delle persone aveva bevuto o fatto uso di sostanze stupefacenti e in Puglia una guardia giurata è stata investita e uccisa da un giovane che aveva assunto cocaina. Roberta Badaloni, poi Enza Brucoli e c'è anche un commento del medico e sociologo Riccardo Gatti. Un dato clamoroso, quasi uno su due trovati a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Verona, una lunga notte anti-alcol e antidroga. I giovani al volante, le pattuglie e i medici sulle strade, i controlli a sorpresa, sangue e urine e alla fine i risultati. Positivo ai test, oltre il 46% dei fermati, tutti tra i 20 e i 35 anni. Alcuni avevano mischiato alcol e stupefacenti, tra quest'ultimi soprattutto cocaina e cannabis. Il caso limite, un ventottenne che sfrecciava con un tasso alcolico vicino ai valori del coma etilico. Tutto questo tra le 3 e le 4 del mattino, l'orario di chiusura dei locali. Esperimento riuscito, dice Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, promotore dell'iniziativa, che sarà estesa in tutta Italia per prevenire le stragi del weekend. Milano, altri controlli. Qui i vigili hanno sperimentato un apparecchio che verifica attraverso la saliva l'eventuale assunzione di droghe. Il test non ha valore legale, ma se positivo può far scattare il sequestro dell'auto.